e si chiama arrivo in telemark. Allora, un'altra cosa che dovete imparare è il punto di osservazione per il salto in lungo. Se Stefano si mette qui è un punto di osservazione sbagliato, come lo è per tutti. Qual è il punto di osservazione migliore? Lo stacco. Ma dove vi dovete mettere? Il punto migliore è dove stai tu? Un pochino spostata dietro. Capito come? Allora, vedete dove sta, come ti chiami? Antonietta. Allora, Antonietta si è messa qui e guarda la partenza, la fase centrale della corsa e lo stacco. Da qui lo guarda in un certo modo. Se Antonietta si tira dietro, si mette qua. Qui, vedete qua? Questo è il punto migliore di osservazione. Un pochino più vicini allo stacco e alla partenza. Così. Guardate, vieni qua Andrea. Vedete? Adesso io vi faccio vedere l'esercizio e qua vi renderete conto che è il posto migliore per guardare. Può essere qui, e perché qui? Perché qui non do fastidio a nessuno. Mi posso mettere all'altra parte, ma se sto poi sulla pista è da fastidio a quelli che corrono. Quindi. Ma questo è il posto migliore, perché io qui osservo la corsa e lo stacco. Ai volontari che esercizio gli faccio fare? Guardate, ve lo faccio vedere molto semplice e molto a rallentatore. Io mi metto qui e gli faccio fare un esercizio molto semplice. Loro devono correre, staccare e arrivare in posizione telemark, come ho fatto io. Telemark! Chi ha fatto ginnastica sa che cos'è l'arrivo telemark. Ripeto, che cosa faccio io con questo esercizio? Lasciate perdere lo stacco, non devono staccare 2 metri. Quando faccio questo esercizio io non devo pensare allo stacco corrente, non me ne frega nulla. Io devo pensare solamente all'entrata, tenere l'arto libero il più possibile, femore parallelo al terreno, tenere il corpo in linea, quindi io li faccio correre in scioltezza. Guardate, arrivo, stacco e atterro, ammortizzando, pum, senza andare avanti di spalle, signora. Volontari! Qui poi non potete tenere il piede a martello, perché se tenete il piede a martello, quando arrivate sulla sabbia, il piede ve lo spezzate. La punta, no? Dovete tenere, scusa, il piede sulla punta, dovete tenere il piede a martello, perché quando arrivate dovete poggiare col tallone sulla sabbia. Andrea, piano piano, fammi vedere. Facile. Grandissimo, bravo, non andare avanti di spalle, arriva dritto. Andiamo, provare. No, è staccato col destro e cambiato, si è atterrato avanti con la gamba di stacco. Lui ha anticipato già l'esercizio, vai, guarda, vedi, devi rimanere, capito, con la gamba che è staccato dietro, vai, vai, piano piano chi vuole provare, andiamo, è morbida, bravo, andiamo. Sì, bene, andiamo ragazzi, vai, provare, vedete? Già quando fate vedere questo esercizio i bambini restano affascinati, perché provano e dicono, caspita quanto da gusto, provo. Perché quello che ci casca, quello che va davanti, op, naturalmente dovete anche provare a staccare, prego, perché prego. Se fate il saltino della quaglietta, bravissima signora, perfetto. Col piede sbagliato. Bene, no, la sabbia è morbida. No, no, col piede sbagliato. No, perché è sbagliato? La divarica di più, sei rimasto tutto chiuso. Arrivate di varicare, vai, piano piano, non andate veloci, la velocità è un elemento di difficoltà. Lei ha fatto un biplo, un biplo, ha fatto un balzo qui e poi un balzo quando ha staccato. Questa è la morte del salto, perché nel balzo perde velocità. Se stacca sull'avampiede, avete visto come ci va di faccia? Dovete staccare di tutta piano, provare piano piano. Brava, andiamo. Quando avete finito tutti vi faccio cambiare esercizio. Staccate troppo sul bordo, andiamo. Poi faccio vedere a Stefano il discorso dello stacco. Bravo, non arrivare sulla punta quando sei sceso, la gamba libera, ci avevi la punta bassa, bravo. Andiamo. Che cosa dobbiamo dire ai nostri allievi? Vai. Dobbiamo dire che devono creare una buona divaricata fra che cosa? Fra bravissima, fra l'arto di spinta e la coscia dell'arto libero. Più creiamo un angolo ampio e meglio è, più
stiamo chiusi e peggio è. Prova piano piano, ce la puoi fare, Stefano, ce la puoi fare. Piano piano, stacca, bene. Hop, bravissimo, bravissimo. E questa è un'altra cosa che ti serve per... Oh, molto bene, perché sul serio? Pensi che ti possa prendere in giro, Stefano? Non ti permetterei mai. Certo che l'hai fatto bene. A me quello che mi interessa, ragazzi, non è la lunghezza del salto. Vabbè. È la forma del movimento. Poi verrà fuori. È chiaro. Perché quello poi c'è l'aspetto condizionato, dove ci sta quello bravo che c'ha una divericata schifosa, che non ce la fa, che c'ha uno stacco orripilante, però è fortissimo e fa 7 metri di lungo. Quell'altro che è perfetto, però non ha una grande capacità condizionale, ne fa 6 metri. Quello invece che è bravo e ha capacità tecniche, fa 7 metri e mezzo. Capito come funziona? Quello per cui lavoriamo noi. Adesso l'esercizio diventa più difficile. Perché vi faccio diventare l'esercizio? Perché vi do una diversificazione da un punto di vista tecnico. E automaticamente, se volete fare bene questo esercizio, dovete anche metterci un certo impegno da un punto di vista di spinta, perché adesso quella